Capitolo 7, tratto dai moribondi del Palazzo Carignano, di Ferdinando Petruccelli della Gattina. Ferdinando Petruccelli della Gattina muore il 29 marzo 1890, pertanto il testo è privo di diritti di autore. La Gezzimiri. Torino, 26 giugno 1861 e 28 febbraio 1862. Nel tempo del conte di Cavour, la destra del nostro Parlamento votava con un insieme ammirevole sotto l'ispirazione del suo capo. Ora questa destra è padrona dei destini del paese. Io non voglio discutere se questa parte della Camera esprime veramente la maggioranza della nazione. Il fatto è che la ne esercita il diritto e che la ne riassume la forza, che la ne rappresenta la parte. La nazione può essere al di qua o al di là, però essa non dà, riceve l'impulsione da questa falange perfettamente disciplinata. La destra, indipendentemente dal suo valore intrinseco, ha acquistato il valore della circostanza. Essa si è trovata, senza volerlo, senza sperarlo, alla testa d'Italia, cui può tenere a galla o lasciar naufragare. Questa maggioranza, con la forza e logica del numero e l'audacia dell'ingegno, può condurre, spingere, regolare o spezzare un gabinetto, fare delle leggi imprudenti, precipitare o ritardare gli avvenimenti. Il suo stesso silenzio, la sua stessa indolenza e la sua forza. La sinistra discute, grida, rimprovera, si dibatte. 5 ore suonano un baldacchini qualunque, un Pantaleoni esclama fra 2 sbadigli: ai voti! La destra alza la mano, 1, 2, 3, le tue sfa, la discussione strangolata, la legge è votata. La sinistra si diverte a ragionare, a perorare per 4 ore contro il ministero. Minghetti, o un ministro qualunque, s'alza, trincia qualche scusa, spiffera una tirata, a proposito no, promette e poi promette. La parola chiusura salta su da qualche banco ed il ministero è salvato, più ancora trionfa e quel caro signor Minghetti ci ride sul muso. Per lo innanzi essi si davano ancora la pena di discutere, di brillare, di far parata di ingegno e di sapere davanti al conte Camillo. Ora che però si suona la carica e la bisogna è sbrigata. E non di meno, egli è duopo dirlo, sui banchi della destra seggono degli uomini rimarchevolissimi, degli uomini d'ingegno e di esperienza. Il ministero si è rinforzato di un personaggio di valore, dell'uomo che organizzò in realtà la presa di Ancona e di Gaeta e disdegnò di vantarsene, il generale del genio conte Mena Brea. Questo generale valdese era il fiore il più squisito della reazione. Oltramontano puro sangue, spiattellatamente piemontese, arrogantemente realista, egli trattava l'Italia di assurda minchioneria. Il cannone di Magenta rimescolò il suo sangue, scosse le sue fibre. L'aria lombarda, quantunque ancora pregna di croato, vivificò la sua anima. Il conte di Cavour lo prese per la mano, come il satira di Cristo, alzandolo su un pinnacolo, gli fece vedere al di là dell'Adige di Venezia e al di là dei monti Roma e Napoli. Mena Brea divenne italiano e credette all'Italia, si dice almeno.
egli poteva però passare nell'esercito francese ed optò per l'italiano dopo la cessione di Savoia. Menabrea aveva di già ammirevolmente arrestato la marcia degli austriaci su Torino con le sue fortificazioni improvvisate in 2 settimane sulla Dora Baltea. A Gaeta mise in opera quello stupendo sistema di attacco il quale, secondato dalla rara energia del generale Cialdini, fe capitolare in 57 giorni una piazza che passava per la Sebastianopoli dei Borboni. Intelligentissimo e solidamente istrutto, la parola facile ed elegante quando parlava francese, un po' confusa, monotona e precipitata ora che favela in italiano, dotato di grande energia e di volontà di fare, conoscente tutte le tattiche del Parlamento e le specialità dell'amministrazione, Cavour lo aveva indovinato. Egli lo destinava già al portafogli della Marina e il barone Ricassoli gli confidò: il generale Menabrea ha l'aria scura, lo sguardo profondo, addolcito dalle lenti, la voce gutturale, il gesto raro, la postura elegante e aristocratica, la testa alta finamente modellata, cui il sentimento cattolico impronto un po' più che le abitudini militari. Egli parla da uomo convinto, ma un tanto infastidito. Però è puntiglioso all'attacco, preciso e vivo nella risposta. Le sue idee sono sobrie e chiare, sa lottare e non sembra sfuggire la lotta né provocarla con iattanza. Per 12 anni egli restò in mezzo all'opposizione reazionaria ed aguzzò delle armi che non sono smussate ancora. Il generale Menabrea è senatore ed un potente acquisto per il gabinetto. Avvegna che, per essere giusti, occorra dire che l'impulso da lui dato alla Marina sia inferiore alle speranze in lui rimesse. Lo si accusa di tenerezza per l'egemonia piemontese di poco tenero di libertà. Chi se ne sorprende? Le conversioni di San Paolo in 4 secondi sono roba da leggenda. I cambiamenti nello spirito umano ed in uno spirito matematico, soprattutto come quello del Menabrea, si fanno per gradi e non sono mai radicali. La probità sola corregge lo istinto. Dagli altri ministri aggiunti al gabinetto ho poco da dire. Il signor Minghetti, che fu altra volta guardasigilli, appartiene al partito di Rattazzi e ne professa i principi. Spirito moderato, un po' indeciso, ma onesto, egli è una delle colonne su cui poggia l'egemonia piemontese. Il signor Cordova è un economista italiano, di cui capacità amministrativa non è ancora incontestata. Ciò che è incontestabile è la sua abilità parlamentare. Egli non si occupa molto di sostenere il gabinetto collettivamente, difende con tenacia il suo portafogli. Lo si dice compagno poco comodo, ma ve cocher, direbbero i francesi. Lo si dice poco ostinato nelle sue convinzioni e ambiziosissimo. Sì che, per restar ministro, transigerebbe su parecchi dettagli e poco curerebbe di aver questi o quegli a compagno. Lo si dice invasore sui diritti dei suoi colleghi e non risparmiando loro ogni specie di epigrammi. Tutto ciò ci commuove poco, barazza chi tocca. Come non ci riguardano le sue doti ed i suoi difetti come uomo privato. Noi, che abbiamo vissuto in Francia lungamente, non si è mica troppo pettegoli sul sibaritismo.
Ciò che dobbiamo constatare è l'incredibile facilità di favella e di memorie del signor Cordova. Egli è un genimul, a parole, e parla con tale velocità, con tanto seguito, che sveglia nella nostra sala di legno e cartone una specie di eco dispiacevole. I discorsi di Cordova sono pieni di vita, di brio, di movimento. Egli cita talvolta di traverso, sconvolge i fatti e li travisa, giuoca di antitesi, di metafora, di paradossi e di abbarbaglia come un giocatore di bossoli. Sembra un fenomeno. E dopo di averlo udito, si resta stupefatto, stanco, abbarbagliato, attonito. Il capo gira, si vede innanzi agli occhi un incrociamento di mille razzi di tutti i colori, ma non si rimane punto convinti. Cordova è un eccellente acquisto in un ministero, ma non so se sia un eccellente ministro. Egli ha troppe passioni ed impressioni troppo vive. Ora occupa il portafogli dell'agricoltura e del commercio, portafogli di un'inutilità magnifica, ma creato appositamente onde lusingare nei loro uomini le province meridionali. Le è la scuola normale dove si formano le capacità ministeriali. Per il momento è la patria di Machiavello che tiene l'alto nella politica italiana, l'invade, l'assorbe e resiste alla regressione dei conterranei di Cavour, i quali vorrebbero invadere a volto loro, credendosi tutti altrettanti Cavour e mediocremente stimato quantunque venga altrove. Quanto a Cordova, egli si crede i polsi assai forti per reggere non uno ma 10 portafogli diversi, e già lo si dice in via per quello dei lavori pubblici. Egli però non è l'angelo della destra della camera e la sinistra ne diffida non poco. I banchi della destra dell'assemblea si trovano in parte popolati di ex funzionari, di funzionari in attività e di funzionari in aspettativa. Il loro capo, dopo l'avvenimento alla presidenza del consiglio del barone Ricassoli, fu per un pezzo buon compagni. Oggi, per una rivoluzione dei ginnazieri, è il signor Lanza. 2 o 3 volte ministro, il signor Buoncompagni non si mostrò veramente sotto il suo vero punto di vista che in Toscana, sia come ambasciatore del re presso del Granduca, sia commissario di sua maestà dopo la partenza del Lorenze. Là, nelle due parti, bisognava un uovo a figura, spessa ed imperturbabile, che non tradisse giammai il suo pensiero e la sua impressione. Un uomo che parlasse molto, senza mai compromettersi. Un carattere facile e affabile, perché non lo si stancasse molto di reclami, di proteste e di recriminazioni. Pronto a sorriso, ai modi cortesi, l'animo benevole, carattere senza angoli. Il signor Buoncompagni rappresentò la sua figura a meraviglia e poté, a suo comodo, imbaggiarare Leopoldo II e provocare l'annessione. Buoncompagni ha la parola fluente e pieno di idee politiche, un po' scucite e cattolico. Ma quando domanda a parlare, tutti si accomodano nella postura la più agiata, per sonnecchiare sotto una doccia di parole monotone, senza accento, senza vita, molli. Ovvero chi di qua, chi di là, terminata la corrispondenza con i suoi elettori. Buoncompagni fa capo per interim, ne è uomo che sembri emarginare oggi che non lo è più. Il vero capo sarebbe Farini, se fosse assiduo alle sedute, come avvenne per un momento dopo la morte di Cavour. Farini non ha più l'itterizia, ma egli l'avrebbe data se avesse continuato a quel povero Minghetti, in faccia del quale si era assiso e lo covava con occhi beffardi e sarcastici.
Collocato tra Fradini per davanti e Rattazzi sul capo, Minghetti ne intisicava a vista. Non ho bisogno di delineare il profilo di Farini. Da 4 anni non si parla che di lui. Testa forte profondamente accentuato, tratti vigorosi, naso aquilino, spirito ambizioso e soffice, scrittore elegante e collerico contro coloro che non dividono le sue idee, vanitoso, epicureo, trincia da principe con agiatezza, ma parla all'occorrenza da tribuno. Farini ha pubblicato delle storie d'Italia che ebbero successo meritato a vegnacchie parzialissime. Fu ministro, ma troppo inquieto e impaziente. Ebbe l'età di disegnare la sua persona di una maniera assai spiccata in faccia del conte di Cavour. L'astuto grand'uomo lo squinzagliò sulle ruine delle case di Borbone, lo lasciò solo, senza consigli, senza direzione, e Mario Farini ritornò, dopo 2 mesi di dittatura, non per uccidersi come il vincitore dei cimbri, ma per purgarsi nella sua bella villa di Saluggia. Il signor Farini sarà ministro di nuovo, e ciò forse fra non guari, e ciò non senza utile. Perocché Farini, malgrado il suo incomparabile fiasco di Napoli, dove ha lasciato memoria di implacabile rancore, Farini, dico, possiede abilità incontrastabile. Egli ha idee, coraggio, iniziativa, colpo d'occhio, spirito svelto e non inceppato da precedenti o da convinzioni intangibili, soprattutto attività. Se la malattia non lo ha rotto, come lo si buccina? Se Farini disdegna comandare la falange, nella destra gli è per negghianza. E di quindi l'importanza di Lanza. Il signor Giovanni Lanza ha lasciato, come presidente della Camera piemontese, legato di odio alla sinistra che lo andimandava un gendarme perché toglieva inesorabilmente la parola ai membri di queste parti dell'assemblea. Senza averne ben l'aria, il signor Lanza è intollerante come un cattolico. La sua presidenza della destra è inesplicabile, perché nulla in lui rivela la supremazia, nell'abbondanza e novità delle idee, nell'acuzia e la prontezza dell'intelletto, nel prestigio della parola, nella facilità di riassumere avec bonheur una discussione, una situazione, nell'ascendenza brillante di una superiorità incontestata. Uomo mediocre, pedante, a vista fosca, senza tatto politico, chiuso nella cerchia della Dora de Po, non sa armeggiare, non ha sangue freddo, non ha prontezza di risorse, non ha sintesi e personale, vi stucca quando parla. In una parola, è un corpo completamente opaco. E giammai uno straniero che cadesse nuovo nelle nostre sedute si dubiterebbe a vederlo, ad udirlo, a riudirlo, a udirlo di nuovo, a vedere la tattica che quello sia il dittatore della destra. Mille volte questo posto sarebbe meglio spettato al Minghetti, al Mancini, allo stesso La Farina e a chiunque altro. Come semplice deputato, poi, il Lanza è uno dei pregevoli e distinti membri della destra. Egli ha la frega degli ordini del giorno, e ciò che si comprende, dovendo sintetizzare l'opinione della destra. Vicino al Farini, o in quei banchi, si rimuove il signor Boggio, l'egortuor lo più complimentoso e al medesimo tempo lo più aggressivo della Camera. Intelligenza svegliata, parola facile, tendenza pronunziatissima al paradosso, spirito fanatico e stravagante, spingendo l'indifferenza del che se ne dirà fino al difendere le proposizioni più assurde e attaccare gli atti i meno pericolosi del governo. Ecco il tipo di questo arguto, corto e grosso professore del diritto costituzionale dell'Università di Torino. Poco lungi sia il signor Pasini, il quale è incontestabilmente uno degli uomini più eminenti nella nostra Camera.
il signor Valentino Pasini si arranga tra i finanzieri. Egli ha pubblicati parecchi articoli ed opuscoli sulle finanze italiane ed austriache. È il primo che abbia parlato in blocco della situazione finanziaria d'Italia e della necessità economica che avrebbe un dì o l'altro obbligato l'Austria a disfarsi delle Venezie. Erudito relatore dei progetti di legge che hanno rapporto da queste parti dell'amministrazione italiana, lo si incontra sovente sulla breccia ove egli sa tenersi gagliardamente. Al di sopra sbadiglia il signor Leopardi, ma quando cessa di sbadigliare, questo deputato dall'aria fina e ironica gli è per difendere, per esempio, con una voce debole e melliflua, un convento di carmelitani i quali domandano a restare malgrado la legge di abolizione più conventi perché i carmelitani mangiano bene o per difendere la causa di sue comunità religiose o di Santa Teresa o di Sant'Orsola perché quelle serve di Dio fanno delle eccellenze conserve ed esquisiti camangiari. Il signor Leopardi fu per 17 giorni nel 1848 incaricato di affari del re Ferdinando II presso del re Carlo Alberto. I 17 giorni di missione gli hanno procurata una pensione di ritiro di franchi di 12.000 l'anno. Il signor Leopardi è convinto che con questa missione egli fece l'Italia per tre quarti. Egli passa i suoi ozi attuali dando dei pranzi ai suoi amici e nemici. Io non so se Leopardi fu o se egli è diplomatico. So che egli accomoda i maccheroni al suo con la stessa abilità di Rossini e prepara l'estratto di pomidoro quasi così bene che mercatante. I signori deputati preferiscono i pranzi ai discorsi di Leopardi. Il migliore scrittore di pamphlet politici in Italia è il signor Torelli alias Ciro d'Arco. È pieno di brio. Non manca di spirito, all'appennellato ora forte e ora graziosa, secondo gli piace, a stile pieno di movimento che seduce e ricrea. Non so se sia oratore, par uomo modesto e gentile e poco curante di brighe. Il deputato, lo più pretenzioso, dopo Zuppetta, è l'ex ministro Iacini. Egli scrisse taluni articoli sulle finanze lombarde, superiormente rimarchevoli a tempo dell'Austria quando era forse pericoloso occuparsi di simili bisogna. Egli seppe resistere alle piaggerie degli arciduchi che se ne sia sussurrato in contrario e a causa di ciò quando il conte di Cavour concepì l'idea dei ministeri topografici e destinò il signor Iacini per quella famosa sinecure dell'agricoltura e del commercio e poscia per i portafogli più importanti dei lavori pubblici. Il signor Iacini appartiene a quel piccolo gruppo di innocenti dottrinali lombardi che si siegono alla sinistra, detta la Chiesa della Perseveranza, di cui parlerò più tardi. Egli è competente in fatto di questioni economiche e di lavori pubblici, ma si dice egli si reputa troppo competente, quasi maestro. Il signor Iacini, del resto, non si mostra mica sovente nella discussione da uomo che si riserva. Accanto a lui tiensi l'ex ministro Veggezzi, vecchio flemmatico, che non ha rinunziato a rientrare agli affari quando l'ora gli suonerà opportuna. Egli ha ricusato per ora i portafogli della giustizia e deplora, senza potersi consolare, come Calipso della partenza di Ulisse, la partenza per Atene del suo amico vicino Conte Mamiani. Un altro ex ministro, il signor Corsi, resta intrepido al suo posto e non sogna più, a quanto pare, del paradiso perduto che non era si data la pena di guadagnare né sicuro di conservare. Egli accompagna dei suoi voti e del suo voto il vascello che conduce Ricassoli e la sua fortuna. Se vi segnalo il signor Corsi tra i 350 membri della maggioranza, egli è perché ha un valore incontestabile. Passiamo su Reali, su Menotti, il solitario della destra,
su Busacca, un buon economista, su Bertolami, intelligenza viva, ornata facile ma vaporosa, su Gustavo di Cavour, nobile e fiero carattere, intelletto colto ma accorto ultramontano, su Alfieri, il quale per soccombere sotto il nome che porta e il nome di Cavour, che crede gravità di superalleanza, luogotenente di Chiavè e fino a fiore dell'egemonia piemontese, cattolico, spirito in ritardo con delle velità in diventar capofila. Passiamo sull'ammiraglio Persano, il valente bombardatore di Ancona e di Gaeta, sempre pronto a spandere i suoi lumi sugli affari della marina e non imponendosi mai. Passiamo altresì su Andreucci, vicepresidente della Camera, toscano, molto istrutto, fino, logico, avvocato, autonomista amministrativo, molto competente in tutti gli affari di governo, lottatore infaticabile negli uffici e modestissimo nell'assemblea. Passiamo presto, per pericolo di morbo, su Baldacchino, estratto di gesuita, di sufficienza, di incapacità. Commendatore senza pretesto, figura di fuina, o meglio, di topo di buon umore. Passiamo sulla Caita e Caracciolo, i requieti mosche del Cocchio, sempre affannati, affannosi, dando l'affanno, vespe che ronzano intorno ai banchi ministeriali. Passiamo su Spaventa, in potenza incorreggibile, fiele che intossica quantunque tocca, frantume astioso dei naufraghi napoletani, grand'uomo che non parla, che non scrive, che non pensa, che tutto dissimula per un sorriso d'importanza. Parteraqueni il, passiamo e arrestiamoci per un momento su quel signore fulvo, smilzo, allo sguardo inquieto, che percorre la sala tutta dall'alto del suo banco a fianco del presidente. È il conte Chiavarina, il questore, il di cui rigore è cortese, e la lunga silhouette ghiaccia l'inchiostro nella penna dei giornalisti e la parola sulle labbra dei deputati nuovi, sì che sarebbero verdagli dell'eccellenza. Passiamo, perché abbiamo fretta, su Cavallini, segretario perpetuo di tutte le nostre assemblee, da 12 a 14 anni, sul questore Conte Cantelli, che ha lasciato gran memoria di sé nel suo corto passaggio alla luogotenenza di Napoli, l'uomo colto, cortese, molto addentro nelle cose di pubblica amministrazione, e sul bravo generale Pettinego, il quale salì 5 volte all'assalto dell'altura di San Martino e che venne alla carica contro la sinistra come se fossero i suoi croati del 1859, ogni qualvolta questa si mischi negli affari del ministero nella guerra. Il Pettinego fe bella prova in Sicilia, dove assisté all'agonia dell'autonomia di questa provincia e ne partì festeggiato. Ma come lasciare ancora qui nell'ombra questo sever generale logico che si tiene da un anno in qua alle porte del Ministero della Guerra, in favore del quale e per il quale egli prende talvolta la parola con tanta autorità e abilità? Il generale Cugia è un sardo di grande nobiltà, della famiglia di Sant'Orsola. Ha fatto la sua carriera con rapidità, esercitò le funzioni di ministro nella guerra a Napoli, poi a Torino per parecchi mesi, ma non si osò confidargliene il titolo, perché egli ha una colpa, una felice e fortunata colpa. Ha i capelli neri ed è giovane, ahi lasso. Che non pagherebbe egli dunque un cosmetico per darsi i capelli grigi, eh? Il generale Cugia deve sospirare i tempi del ciel del putre della Conte di Madonna di Pompadour. Fine capitolo 7. Seguirà il capitolo 8. Se vi interessa sentire il resto del libro, vi invito a iscrivervi al canale. C'è una playlist dedicata di audiolibri che si chiama Audiolibri, dove troverete gli altri capitoli, che in totale sono 11, più le due introduzioni che si chiamano Incipit. Poi alla fine verrà messo tutto l'audiolibro completo e vi ringrazio per l'ascolto.